Salotto Interiore. Questo è un nuovo format di Edizioni Spazio Interiore dove facciamo delle interviste, delle chiacchierate con i nostri autori, ma anche con persone che gravitano intorno alla nostra casa editrice o che comunque hanno fatto della loro vita una ricerca spirituale attraverso tecniche olistiche, astrologia, tarocchi, sciamanesimo e quant'altro. Queste interviste sono pensate per esplorare il quartiere che ci ospita a Roma, il Pigneto, e infatti in ogni intervista esploreremo un luogo nuovo. Oggi ci troviamo dal Parrucca, in via Macerata, è un ristorante, è un'osteria biologica e naturale. È nata nel 1925, quindi è veramente storica, è conosciuta dai più come Ucci fuori le mura. Ci hanno raccontato tantissime aneddoti rispetto a questo luogo meraviglioso, quindi vi consigliamo di venire e di farveli raccontare da Alessandro, che è il proprietario. Qui di fronte addirittura ha abitato per un certo periodo anche Lucio Battisti, e poi da lì è diventato Lucio Battisti, poi che abbiamo conosciuto, che ha conosciuto tutta Italia. Oggi siamo qui con Andrea Pietrangeli, uno dei nostri autori, e abbiamo pubblicato tanti libri di Andrea. Benvenuto innanzitutto. Grazie, grazie a te. E direi di partire da uno dei suoi libri più famosi, che è Sti cazzi, la suprema via della leggerezza. Ormai ha fatto il giro d'Italia questo libro, questa copertina. Veramente, ma ancora deve ancora fare tanta strada. Siamo appena all'inizio, lui mi dice sempre questo, è vero, siamo appena all'inizio. Devo dire che è un libro che, girando anche per mercatini, no, facendo delle fiere, ogni tanto con questo libro, le persone si avvicinano e rimangono subito molto colpite, no? Sia dal titolo che da questa copertina. E tutti si mettono a ridere subito. In realtà poi io dico sempre che da ridere qui c'è ben poco, perché Andrea ha questa bellissima capacità di raccontare delle cose sue personali della vita e degli insegnamenti che lui ha avuto della vita in una maniera estremamente scanzonata. Però sono delle mazzate che arrivano dritte allo stomaco e che però... Io dico che sono delle mazzate perché parlano tantissimo di noi, ci colpiscono proprio per questo. Allora, preparando questa intervista ho cercato di pensarti e di pensare quale fosse una domanda perfetta per iniziare questa intervista partendo dal tuo libro. E ho aperto a caso e mi sono imbattuta su pagina 84. Dove tu a un certo punto, il capitolo è il capitolo Lo sti cazzi e il cibo, a un certo punto tu dici, dopo aver studiato a lungo gli effetti che determinate emozioni e determinati pensieri avevano sul mio fisico, credo di poter affermare a ragion veduta che non esiste una dieta sana da poter seguire per sempre e che valga per chiunque. Questa cosa a me mi risuona tantissimo perché sono un periodo della mia vita in cui sono in ascolto del mio corpo, no? Tu qua parli del cibo, ma in realtà credo che si possa tradurre, no, questa cosa delle emozioni che sono molto influenti verso il nostro corpo, no? Si può tradurre in qualsiasi tipo di situazione, non solo sul cibo. Ecco, che tipo di esperienza hai fatto rispetto a questa connessione tra corpo ed emozioni, oltre a quello che tu già racconti in questo libro? Il rapporto con il cibo credo che riguardi tutti, intanto perché praticamente tu mangi e diventi quello che mangi fondamentalmente, soprattutto quando per esempio mangi animali. C'è stato un periodo di vita dove io mi sono improvvisamente reso conto che mangiando per esempio il manzo piuttosto che la gallina, il pollo, tu comunque ti nutri di, diciamo, di una vibrazione di quell'animale, no? Quindi io ho iniziato da lì, questa cosa che mi aveva scioccato all'epoca, ho iniziato a fare tutto un percorso fruttariano, vegano, e mi sono reso conto, diciamo, che comunque stavo meglio. Poi però
sono di nuovo stato male, nonostante mi curassi bene. Quindi ho detto, non c'è, qua non c'è una regola, insomma, sicuramente ho ridotto di molto insomma, mangiare la carne, soprattutto io mangio soltanto un po' di pollo e un po' di pesce ogni tanto. Però ascolto il corpo, ecco questa, quindi lo sticazzi in questo caso, lo sticazzi il cibo entra quando tu leggi le regole, no? Perché adesso, siccome il rapporto col cibo è fondamentale per ognuno, ognuno cerca il suo equilibrio, ma l'equilibrio non c'è nel cibo, secondo me, cioè va a periodi, quindi la cosa migliore da fare, secondo me, è imparare proprio ad ascoltare il corpo. Infatti il libro successivo sarà proprio dedicato, insomma, a imparare questa nuova cosa, cioè a non mettere intermediari fra te e il tuo corpo, no? E quindi impararlo ad ascoltare direttamente, sia per quanto riguarda le malattie, i sintomi, sia per quanto riguarda il cibo e quello che ti chiede. E quindi forse la scorciatoia è imparare a uscire dalla dipendenza, insomma, dei cibi, di quello che mangi, anche di quello che bevi, perché la dipendenza ti nasconde sempre un irrisolto emozionale, no? Cioè, quindi la strada più semplice per la felicità è arrivare al cibo. Cioè, mangi e per un po' sei felice, però non è quello, cioè io per un sacco di anni l'ho usato così il cibo, no? Quindi mangi e sei felice, lo fai tre volte al giorno pensi di aver messo a posto quegli aspetti lì, ma vai avanti nella vita e non è così. Quindi, insomma, c'è tanto da imparare, secondo me, soprattutto lo impari col coraggio, cioè imparando anche a fare sperimentazioni col corpo, perché io poi ho fatto anche dei digiuni, ho fatto più digiuni di 10 giorni e ti accorgi che il corpo sta molto meglio quando non mangia piuttosto che quando mangia. Oppure ho scoperto pure che noi abbiamo un cervello che praticamente invia continue input di guarigione al corpo e il 95% degli input di guarigione li invia all'intestino. Quindi vuol dire che noi non collaboriamo, capito? Perché tu continui a buttare giù roba senza renderti conto che non collabori col corpo. Quindi il cervello è tutto impegnato in quella zona lì, capito? Dove tu comunque ci metti un tappo, capito? Alle tristezze, e quindi ogni giorno fai queste tre mosse, richiede un po' più di consapevolezza. Certo. Poi ognuno deve vedere da sé, cioè io non ho regole, non ho indicazioni da dare. Sì, è vero. Andrea, devo dire che spesso e volentieri in tutte le presentazioni anche di sti cazzo lui dice io non ho la pretesa di insegnare qualcosa, no? No. Ma io racconto le esperienze della mia vita, poi se questo può essere di esempio e di, no, di ispirazione per qualcuno, questo va sicuramente bene, ma non ho la pretesa di essere un maestro, ecco. No, io penso con l'amore, cioè se uno segue l'amore non c'è bisogno di niente, l'amore ti insegna. È quello che ti guida. È quello che ti guida. E se c'è una cosa che spesso mi capita quando mi metto in relazione con Andrea è aver imparato che le coincidenze non esistono. No. No? E che spesso mi succede, no? Abbiamo sperimentato in questi 2-3 anni che succedono delle cose che dici, come è successo? È inspiegabile, eppure. È come se, no, questa cosa che tu dici dell'amore poi ti venisse ritornato indietro in qualche modo con messaggi che ti manda un po' l'universo, no? E quindi pensando un po' a questo ho preso l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di David Seymour che si chiama Oltre il velo di Eros, non so se hai avuto modo di leggerlo, ma dopo te lo regalo. E apro in un piccolo capitoletto che si chiama Erotismo sessuale. Senti come comincia, eh? E dice, se ti fidi del corpo, allora esso combatterà per te. Sarà sempre lì, pronto e disponibile per traghettarti dove meriti. Averlo come alleato sarà di fondamentale importanza, sarà la prova che Eros e la sua intimità stanno integrandosi nella tua vita, nella tua presenza. Quando questo accadrà, allora sarai sempre più predisposto a concederti all'energia sessuale che circola in te. Allora, mi ha fatto sorridere come veramente apro e parla proprio, no, di quello che abbiamo parlato prima, cioè di questa connessione tra lo spirito e il corpo, no? E poi chiaramente lui fa un focus sulla sessualità, ma diciamo è più un libro sull'intimità questo, no? E quindi mi viene proprio da chiederti questo, che rapporto hai tu con l'intimità, con la tua intimità in primis, e con la sessualità
in generale, se c'è qualche evento della tua vita, c'è anche un bellissimo capitolo dello Sticazzi che si chiama Sticazzi e sesso. No, non c'è lo Sticazzi e sesso. Non c'è lo Sticazzi e sesso. L'avremmo dovuto scrivere. È quello però. Che manca. Ah, ecco, forse è per questo che ce l'ho in testa. C'è lo Sticazzi e la coppia. E la coppia, ecco, la coppia. Comunque, il tuo rapporto che hai con l'intimità e la sessualità, prima con te stesso e poi verso l'esterno. Ma anche io ho sperimentato tantissimo, insomma, non te lo racconto, non mi sono mai fermato, insomma, ho sperimentato tantissime cose, perché secondo me il corpo è proprio il veicolo d'esperienza che poi la tua anima vuole fare, no? Per cui spesso noi con la mente blocchiamo il corpo, blocchiamo gli istinti. Anche il corpo è fonte di piacere come il cibo, no? E anche lì, diciamo, c'è l'amore. Io, il mio personale rapporto col corpo è stato sempre più quello di iniziare a trattarlo bene, perché all'inizio lo trattavo proprio male sto corpo, ma sia nei lavori di fatica, sia anche, diciamo, nei rapporti intimi, e comunque c'era una foga che, insomma, non era il massimo. Invece adesso sto molto di più nell'ascolto, anche nell'ascolto dell'altro. E in questo preciso momento anche lì ho fatto, insomma, tante sperimentazioni. Per esempio, ho fatto 3 anni di astensione completa, insomma, non ho tirato fuori liquidi dal mio corpo per 3 anni, e quello ti dà un'energia. E sto ritornando a questa scelta, quindi vado a periodi, insomma, poi, come ho detto, non ho regole. In questo momento qui sto molto nella fase del bambino, e quindi il bambino alla fine non la conosce sta sessualità, capito? Cioè, e sto ritornando a quello, cioè in una purezza della vita, perché comunque come entra il sesso, comunque entrano una serie di dinamiche magari ancora non risolte, e secondo me invece la via d'uscita è anche quella di uscire da sta dipendenza. Se c'è, te lo godi, se c'è, ci metti amore, ma pure se non c'è, va bene uguale, insomma. Questo è il mio periodo. Poi non lo so, magari là, insomma, a tromba come dei pazzi. Stiamo a vedere. E tu sei sempre in ascolto di te stesso e del tuo corpo. Sì, questo sì. Io lo rispetto questo completamente. Momento. Completamente mi faccio guidare, insomma, dal corpo, perché è più saggio della mente, soprattutto. Certo. Allora, un po' in questo, no, pensare a Sticazzi, a questo passo di Seymour che abbiamo letto adesso, un po' quello che abbiamo detto, mi è venuto in mente che forse il fil rouge di tutto questo è anche un po' questo ascoltare se stessi, fa sgorgare in noi questa peculiarità che abbiamo, che è l'intuizione. Cosa ne pensi? Sì, l'intuizione è diversa dal pensiero, cioè l'intuizione secondo me è come la tua parte alta che ti dice guarda, questa è la strada per stare bene, invece il pensiero è la parte bassa, è come se l'intuizione fosse l'angelo e il pensiero fosse il demone, capito? Quando stai nei pensieri, per quello stiamo nel circolo dei pensieri, perché ti tengono a terra, ti tengono nella gravità e pare che tutto è grave. La gente dice guarda, va tutto male, ma non è vero neanche per niente che va tutto male. Sei tu che non riesci a vedere che va tutto bene ancora, perché non segui le intuizioni. Quindi lo Sticazzi, diciamo, ti guida proprio all'intuizione, al coraggio di seguire te stesso. E quindi e poi intuizione è intuire, cioè guardare dentro, no? Quindi smettere proprio di guardare fuori, di seguire il mondo e avere il coraggio di seguire la vocazione, che la vocazione, la radice di vocazione è vox, cioè voce interiore, cioè imparare a sentire che la tua voce è saggia e ti guida bene verso quello cui sei destinato, insomma. Quindi lasciarsi anche un po' guidare da questa intuizione, sì. No? Sì. E non troppo dai pensieri che spesso invece ci portano su strade diverse. E quindi ho aperto questo libro di Frederick Dobson che si chiama Corso di Intuizione, forse lo conoscerete di più come con il libro Universi Paralleli del Sé, e dopo il grande successo di quel libro che abbiamo pubblicato sempre noi, siamo andati avanti con la pubblicazione dei suoi libri, tra cui questo Corso di Intuizione. È bello Dobson perché oltre a esprimere quello che sono le sue ricerche, e poi ti dà sempre degli esercizi da fare, no?
un po' come tu fai con l'oracolo dello sti cazzi, andate a cercarlo, no? Lui, c'è questo bellissimo oracolo delle carte, no? Dello sti cazzi, nella spiegazione di ogni carta, alla fine c'è un piccolo esercizio da fare, no? Insomma, apro questo libro e dice il bello dell'apprezzare. È un piccolo capitoletto. Dice: apprezzare è una vera e propria forma di energia. La bellezza gratuita che emana da un atto di apprezzamento rende ogni azione costruttiva e il suo valore non è mai sottolineato abbastanza. E poi dice: pensa a una persona, un essere, un luogo, un oggetto che apprezzi. Ora descrivi l'oggetto nel tuo apprezzamento nel modo più dettagliato possibile. Fai questo esercizio prima di continuare a leggere. Quali sono i tuoi oggetti, luoghi di apprezzamento? So che uno in particolare ci stai per andare di luogo di apprezzamento. Raccontaci un po'. Eh sì, sono in partenza per Fuerteventura, che è un po', insomma, la mia seconda casa. E lì sono nate tante, tante cose. Però, guarda, devo dire che proprio grazie a Fuerteventura ho imparato a riapprezzare la vita di qui. Perché tutti quelli che stanno qui, io compreso, quando sono partito e ho lasciato l'Italia per un anno e mezzo, l'Italia fa schifo, l'Italia... Non è vero. Cioè, qui, se tu impari ad apprezzare quello che hai, tu crei proprio un vortice di bellezza intorno, e questo io non lo sapevo ancora fare, quindi me l'ho dato e ero andato a Fuerteventura. Adesso vado lì, ricarico le pile. Però imparare ad apprezzare la casa dove stai, imparare a ringraziare, no? Quindi... in questa nuova fase di vita io ringrazio tutto, cioè se fai un esercizio figo può essere quello proprio di ringraziare le cose che hai e tu ti accorgi che non c'è più spazio per la lamentela, perché tu inizi a ringraziare, che ne so, i muri, le lenzuola, le persone che sono morte negli anni, nei secoli, perché tu potessi avere l'acqua calda in casa, le varie invenzioni, cioè è una cosa bellissima, per cui, cioè, alla fine inizi ad apprezzare anche il cacacazzi, cioè anche quello che inizialmente ti dà fastidio, se tu sei bravo e gli tiri fuori il motivo per cui è arrivato nella tua vita, che è sempre un motivo positivo, pure se è una persona fastidiosissima, ti sta portando una roba bella, quindi poi ti vinci, perché non c'è più nessuno che ti dà fastidio, quindi iniziare ad apprezzare le cose che già hai, prima le cose bellissime e va bene, poi le cose che hai e poi anche i fastidi. Basta, è risolto. Sì, anche perché se ti dà fastidio è perché qualcosa risuona molto in te. È arrivato proprio quel momento che ti dà talmente fastidio che sei perfettamente in grado di guardarlo, risolverlo, capirlo. Anzi, è un dono. Io spesso dico, negli anni ho visto persone che venivano da me col problema, che ne so, si sono lasciate con la donna, con l'uomo, gli è morto. Guarda, quello è un momento spettacolare, perché la vita ti sta dando il nuovo, non rimanere agganciato alla tragedia, non fare tragedie, perché si sta rivelando qualcosa di molto più bello adesso. Invece la gente rimane, capito, nel dolore, nel trauma, cioè basta, è passato, sta nel passato, qui nei ristoranti col passato ci fanno il sugo. Che ce li fa col passato? Invece la gente gli piace proprio rimanere nel passato. Sto futuro fa fatica ad arrivare, capito? Perché siamo noi che blocchiamo. Certo. Allora, tutti questi concetti di bellezza, tu come hai parlato di coraggio, insomma, mi fanno poi arrivare all'ultima pubblicazione che abbiamo fatto tua, che è Contemplazione, è una riedizione del tuo romanzo. Si chiama Contemplazione, storia di paura e coraggio. E parte un po' da Fuerteventura. E hai fatto tante esperienze lì, no? Di cambiamento, di presa di coscienza, tante prove di coraggio, infatti, no? Mi viene da leggere dietro, dice: contemplazione è bearsi e godere di tutto quello che c'è, pronti a lasciare andare tutto in ogni istante, no? Che mi sembra proprio il riassunto perfetto di quello che abbiamo detto finora, e non so cosa ci dici su questo libro, vai a ruota libera su contemplazione, ci sarebbero tantissime cose da dire, però... Intanto è più che un romanzo, è proprio una serie di racconti veri che mi sono accaduti, insomma, per cui sono dei racconti che durano due paginette di paura e coraggio, quindi tutto quello che ho vissuto io quando non avevo il coraggio di affrontare delle cose e quando invece l'ho trovato questo coraggio. Il coraggio più grande è stato proprio
a Fuerteventura perché stavo volando giù da una montagna e quindi sono scivolato nel giorno del mio 50° anno d'età e stavo cadendo di sotto da tipo 200 metri da questa montagna sacra, io stavo in cima e quello mi ha proprio, cioè la vita mi ha dato altra vita, ed è stato bellissimo il giorno del 50° anno d'età. Lì c'è stato un click forte, insomma, il primo click ce l'ho avuto con la morte di mio padre, ho detto non è tutto qui, perché poi mio padre anche da morto c'era, e quindi sta cosa era... E la seconda è stata quando poi sono morto io, cioè nel senso che lì è stata proprio una morte, una rinascita immediata, un dono immenso, e quindi poi da lì poi è partito lo sticazzi, perché poi proprio la leggerezza della vita è questo, insomma, quando riesci a morire da vivo, e capisci che la morte è uno strumento che devi imparare a utilizzare, non è una cosa da rifiutare. Cioè tu ogni giorno muori perché vai a dormire, cioè quindi la vita te leva dalle scatole e tu un giorno ti risvegli ostinato, ti riagganci al passato e quindi non c'è mai questa morte rinascita, quindi a un certo punto la vita dice basta, non hai capito niente, vieni su, vieni a capire come funziona. Quindi è una bellezza, insomma. Quindi, cioè tutto quello che viviamo per me è una bellezza stratosferica e non so niente di tutta sta roba, ogni giorno la scopro. Allora, io ti ringrazio per averci regalato questa chiacchierata di bellezza, è sempre un grande piacere chiacchierare grazie con te, grazie mille. Grazie qui anche al ristorante che ci ha ospitato, Francesco. Esatto, grazie. E vi consiglio, ecco, visto che proprio lo dici, di venire a mangiare dal Parrucca, che negli anni si è evoluto e è ancora un'osteria romana, ma si mangia biologico, sono tutti prodotti naturali e... La carne che mangiate è proveniente da animali allevati allo stato brado, quindi non potete che fare questa esperienza, venite a Via Macerata dal Parrucca. Seguiteci sui nostri social, sul nostro canale YouTube di Edizioni Spazio Interiore e arrivederci al prossimo Salotto.